Quest'oggi ho trovato l'animazione più terrificante di tutto Minecraft. Vedremo un villager che assisterà alla distruzione di tutto il suo villaggio e che dovrà riuscire a scappare prima che lo Steve riesca a prenderlo. Ma per scoprire se riuscirà a prenderlo andiamo a vedere. Quindi il tutto parte da questa casetta che sembra abbastanza normale, con un villager che dorme. Quindi non direi che sembra troppo male la situazione, o anzi dovrebbe essere positiva, perché al momento è super tranquillo e è anche molto assonnato, direi. Ora esce di casa e gli si spalancano gli occhi perché è tutto distrutto. Un baby villager che piange, lui che è traumatizzato, un altro villager che viene fatto fuori, e tutto fatto da uno Steve. L'Iron Golem parte alla caccia dello Steve, giustamente, per salvare tutti gli altri villager. Ma lui probabilmente userà la tattica che tutti conosciamo, ovvero quella dei tre blocchi. E invece no, lo schiva, tira fuori la spada e lo trafigge con un colpo secco. E adesso il nostro caro villager, totalmente preso dai sensi di colpa, si mette a piangere. Anche se al posto suo quello che farei è totalmente scappare, anche se il nostro povero Iron Golem ha giunta la sua ora e sta per morire. Cioè, guardandola così mi sento sempre più triste di aver fatto fuori tutti quegli Iron Golem nella mia vita. Ma comunque non ci possiamo far nulla. In questa animazione ripartiamo facendoci vedere un piccolo flashback, perché sì, sono più animazioni, cioè ci sono più episodi. Vediamo la notte in cui Steve è arrivato, distruggendo e disintegrando tutto il villaggio, senza lasciare nessuna speranza ai villager. Ma lui è ancora lì, che probabilmente ragionerà su ciò che sta accadendo di fioronta lui. Ma non penso, oppure ha dei flashback, cosa molto probabile, difatti. E qua rivediamo un villaggio abbastanza tranquillo, dove lui vive la sua vita felice con i suoi amici e tutto. Infatti vediamo che parla con gli altri villager, commercia con gli altri villager. E comunque per ora mi sembra abbastanza felice. Il problema è che ricordiamoci che tutto questo è un flashback. Infatti ora c'è l'Iron Golem, si prende un infarto, ma comunque lo saluta in modo abbastanza normale. E gli chiede di andare a fare, ecco, ok, gli sta chiedendo di aiutarla a chiedere a una ragazza di uscire. Però diciamo che il villager non mi sembra molto convinto di questa cosa. Però l'Iron Golem glielo chiede in maniera molto gentile, gli dice ti prego una mano, sai. E vabbè, gli dice che non può fargli del male, quindi ha detto che lo aiuterà. E non è male come cosa, se non fosse che ricordiamoci sempre che è un flashback. Però vabbè, non lo ricorderò altre volte, o almeno finché non finirà, ecco. Quindi quella è la rosa che deve reperire. Non capisco. Ah no, quella è l'ara su. Ah, ok, quindi l'Iron Golem innamorato di letteralmente una pietra. Sì, non so che cavolo stia vedendo, però comunque gli Iron Golem a quanto pare preferiscono delle pietre ad altri Iron Golem. Ok, sta dicendo che probabilmente lo ama. E lui chiede giustamente, sei sicuro? Sì, no, sicuro, Ok, allora. Oh, perché si è arrabbiato? Perché guardate lì, c'è un piccolo ragnetto. E difatti il ragnetto sta per fare un'orrenda fine. Difatti il ragno è stato letteralmente disintegrato. Cioè, non c'è rimasto proprio nulla. Il ragno proprio ha fatto puff, cioè manco il mio green screen. E direi che effettivamente il villager tipo ora è tipo, ma che diavolo è appena successo? E penso che sia contento. Effettivamente è contento perché è appena stato salvato. Aggiungerei, ci mancherebbe solo che triste, lì sarebbe un altro tipo di problema. Però è comunque un po' dubitoso. Cioè tipo, grazie ma no. I always got your back. Non matter what. Ok, gli sta dicendo che lo aiuterà sempre, non importa in quale situazione, in poche parole. Betty. Oh, ah, giustamente della ragazza, sì. Credo sì.
Sì, sì, penso l'abbia visto, ok. Però ok, e ora è finito il flashback e torniamo alla realtà, dove il villaggio sta venendo disintegrato. Però la mucca morta, quella è un classico, proprio standard. E il problema è che questo, ok, qua ci ricolleghiamo al video di prima, mi sa. Esatto, dove ora c'è lo Steve e probabilmente l'Iron Golem che correrà verso di lui e verrà tagliato. E poi non capisco perché in questo cavolo di animazione il cattivo è sempre lo Steve. E difatti ecco qua il nostro carissimo e amato Iron Golem che corre, ma per nostra sfortuna lo Steve lo schiva e lo taglia a metà, ponendo fine alla sua esistenza. E in questo momento probabilmente questo era un golem, ma va pure dei flashback su tutta la sua vita, nel mentre che ora al 90% guarderà di fronte a lui, rendendosi conto che non è riuscito a salvare il villaggio. Quindi sì, povero villager, cioè Iron Golem, di che l'unica cosa che è rimasta è una semplice rosa bella, ma ancora più dolorosa per questo villager. Ok, questa è stata molto cruenta come cosa. Cioè, proprio gli ha calpestato la rosa davanti. E ora abbiamo lo Steve di fronte al villager. Non sembra promettere bene come scena. Lo fissa, tipo lo sta analizzando. E cosa vuol... Non lo guarda e se ne va. Cioè, l'ha guardato, l'ha analizzato e se n'è andato dopo che gli ha distrutto tutto. E quando dico tutto intendo veramente tutto. Non gli è rimasto più nulla a questo villager, se non della distruzione. Infatti il villager adesso si è rimasto lì impalato fino alla mattina, perché ora col sorgere del sole forse deciderà di fare qualcosa, di vendicare. Qualsiasi cosa potrebbe essere davvero comoda, anche se per ora direi che proprio non è il caso di fare qualcosa, perché se ti avvicina quello Steve probabilmente ti annienta. Oh, we need help. Ah, ha bisogno di aiuto con i corpi. Sì. Li vogliono bruciare? Per evitare che diventino zombie? Oh, Dio mio. Sicuramente non è la migliore delle cose. Però penso che non ci sia veramente altra scelta, perché se diventa un zombie, oltre alla strage che è appena stata compiuta... Ah, ok, però lui dice non ti aiuterò una mano a bruciare i villager. Cosa più che giusta, effettivamente, non fa una piega. E quindi decidono di sotterrarli. Anche se non so quanto sia una buona idea, perché se diventa un zombie sarà solo peggio. Oh, e questo era un suo caro amico. Quindi sì, ci sta che effettivamente non lo voglia bruciare. È difficile, lo so, ma dobbiamo passare questo. Lui dice passare questo? Come fai a far lasciare tutto questo? Sì, diciamo che per ora è molto triste l'animazione. Cioè non si può dire nulla riguardo di ciò. A quanto pare il villager vuole vendetta, vuole annientare, vuole fermare, per meglio dire, Steve. Anche se, da come abbiamo visto delle scorse volte, Steve non si lascerà battere facilmente. E dove cavolo siamo adesso? Scusa, fino a adesso di fa non eravamo all'esterno? Oh, siamo in un posto dove commerciamo con i villager. Quindi immagino che adesso arrivi lo Steve. E ora veniamo catapultati nel passato, dove vediamo uno Steve che colpisce un lavoratore, uno dei villager, quei villager che ci tornano sempre utili, e se lo porta via insieme agli altri. Di conseguenza ci ricolleghiamo anche al perché Erne, o come diavolo si chiami, abbia detto che tutti i lavoratori sono stati portati via, perché sono stati rinchiusi all'interno di un villager hub. E probabilmente ho come il presentimento che se questi ultimi non gli daranno ciò che vuole, la situazione finirà molto, molto male. Ha bruciato le nostre terre. Ha ucciso i nostri fratelli. Oh mio Dio, ok, la cosa inizia a diventare molto inquietante.
e ha ucciso pure il nostro protettore. E questo villager sembra traumatizzato e pieno di voglia di vendetta. Quindi presumo che farà di tutto pur di ottenerla, anche se tutti gli altri villager qua davanti non mi sembrano disposti ad ottenere vendetta. Ok, lo vuole uccidere. Abbiamo la conferma che lo voglia far fuori. Però mi sembra che tutti gli altri siano tipo: no, cioè io sto bene così. E lui dice: no, non possiamo andare avanti così. Non a meno finché quello lì sia vivo. Ecco, diciamo così. E giustamente lui gli dice: cioè, come facciamo a fermarlo se neanche il nostro golem è riuscito a farlo fuori? Non abbiamo possibilità di farlo fuori. E lui dice: insieme possiamo unirci insieme, fai combattere insieme. Ma non può. E lui gli dice: basta. E sì, anche perché effettivamente uno Steve non credo che abbia molte possibilità di essere fermato. Scegli la pace. Dai suoi occhi direi che non vuole tanto la pace. Direi che vuole tutt'altro se non che la pace. Infatti. E mi sa che lui adesso, anche se da solo, procederà ad andare verso lo Steve. Anche se si rischierà di morire, ma vuole la sua vendetta. Ora ci troviamo all'interno del Villager Hub, nel quale vediamo... Un villager molto distrutto. Ok, ha detto che per essere libero da qua potrebbe pagare ogni prezzo. E l'archi sarebbe adesso... Ah, il villager, il libraio di fianco a lui. Allora, diciamo che la situazione è molto critica, perché letteralmente c'è chi sta andando in decomposizione. Lui dice: combatti, non lasciarti andare, perché Lara a quanto pare si vuole lasciare andare. Non ha più speranza di sopravvivere. E tra tutto ciò è arrivato pure lo Steve. Ed adesso la situazione si mette davvero male per i nostri villager. Però comunque ora vediamo l'altro villager, quello che per ora è quello che vuole vendetta, la sua revenge, come si suol dire. E per ora si sta avventurando nel bel mezzo di un bosco, quel diavolo che sia. Non capisco. Lui dice: non può essere così difficile, vero? Direi che è più difficile di quanto tu possa immaginare, amico mio. Non riesci neanche ad accendere un falò. Almeno a tagliare l'albero ci riesci nemmeno. Quindi altro nerf. Ti fai un bagnetto e hai preso un pesce palla che ti avvelena. Quindi sì, ora probabilmente si piglia pure l'attacco delle api. E peggio di così, diciamo che non gli poteva andare al nostro caro amato villager. Ed è messo molto molto male. Però guarda il tramonto. Giustamente dici: sono spacciato, guardo il tramonto, cosa normalissima. Ma si pente di tutto, perché sa che non può farcela, ma lui ce la vuole fare. Quindi ci avrà molti complessi dentro di sé. Che poi, se ci pensiamo, secondo questa animazione, teoricamente noi ogni volta che andiamo a prendere un villager è come se letteralmente uno di loro ci venisse a inseguire. E qua torniamo al discorso che è arrivato lo Steve. Già il post è inquietante a livelli estremi. In più, con l'arrivo dello Steve non si migliorerà affatto la situazione. E come possiamo notare, dei villager sono molto, ma molto terrificati da lui. Perché presumo che se non gli danno ciò che vuole, come già detto prima, questo è quello che sono riuscito a fare. Non è molto, ma in poco tempo è quello che sono riuscito a fare, dice il nostro villager. Ma gli basta? Ok, gli va bene. Allo Steve basta quello che gli basta. E il villager lo ringrazia. Quindi sì, gli è andata bene a sto giro. Ma non credo che per tutti sia la stessa medesima cosa. Difatti questo qua è messo così male che non è riuscito a procurare nulla. E lui dice: non posso lavorare con queste mani. Ma
abbassano 3. No, e presumo che lo Steve non ne voglia sapere. E difatti ha premuto il bottone che l'ha letteralmente sciolto nella lava. Ok, non saprei che dire. Non sono neanche io così mostruoso. Ok, è davvero brutta. Cioè, fa paura. E l'altro villager ha detto: basta, mi arrendo e accetto il mio destino, letteralmente. Cosa? La mia battaglia finisce qua. Oh, è arrivato davanti a lui. Quindi immagino che ora gli porgerà la mano e gli chiederà: vuoi darmi qualcosa? Oh, però attenzione, il libraio ha deciso di rovinarsi la mano pur di non fare più nulla per lo Steve. Questa cosa è davvero un plot twist. E difatti lo Steve è arrivato davanti a lui e gli chiede qualcosa. Però lui lo fissa con aria molto di sfida e gli dice che non ha nulla. Lo Steve lo guarda e la paura ora si fa sentire. Perché guarda? Lo Steve non l'ha presa per nulla bene. Difatti mi sa che non brucerà lui. Ma il suo amico nell'altra cella. Sto Steve è davvero... Dio mio, ma che demone che è? Letteralmente come dicono i villager. E ha fatto tutto ciò per far riavere paura a questo villager. Difatti ora è soddisfatto. Dio mio, che crudeltà da parte di questo Steve. Non ha pietà per nessuno. Non gli cambia nulla se sopravvivono o fanno una brutta fine. Ma ora torniamo dall'altro villager, che al momento si trova... è arrivata la notte, quindi sarà circondato di mob. E vorrei capire cosa farà a questo punto. Ok, si è svegliato dal suo trauma e presumo che probabilmente da qui a poco arriverà qualcosa di davvero brutto. Tra cui una freccia. Oh, se ho visto bene, direi di sì. Decisamente gli è arrivata una freccia. Anzi, l'ha sfiorato una freccia. E noi sappiamo bene chi spara le frecce, ovvero gli scheletri. E guardatelo qua, mio Dio! Ok, uno scheletro così non l'avevo mai visto. È davvero brutto. E non vuole lasciare per alcun motivo il nostro villager. E l'ha pure preso la gamba, presumo. Ok, parte un inseguimento tra... ah no, il braccio l'ha preso. Sta partendo un inseguimento tra villager e scheletro. La domanda è: chi avrà la meglio dei due? Lo scheletro o il villager? Ha trovato un falò? Ai, si è distratto e ha beccato una freccia dritta in gola. Sì, sicuramente non una delle cose migliori che si potessero accadere al nostro caro amato. Oh mio Dio. Ok, l'avvicinamento così elevato dello scheletro non è per nulla positivo, soprattutto il fatto che sta caricando la freccia decisiva. E non so come il nostro caro villager si salverà in questo caso. Un tridente? Da dove è arrivato il tridente, mo? Cosa diavolo sta accadendo qua? Il tridente è di... un villager? Quindi mi stai dicendo che questo villager è un combattente come l'altro? Oh mio Dio!
Ma torniamo ora qua dentro, dove un villager si è affilato l'osso? Ah, Lar! A quanto pare vuole vendetta. O si vuole semplicemente far fuori. Una delle due. Ed è così che finisce questa animazione. Oh mio Dio! Il finale quanto era strano e pauroso allo stesso tempo. Cioè, un villager che rischia di morire da uno scheletro che tira fuori, cioè, lo scheletro più inquietante di sempre, e letteralmente un altro che si affila l'osso del braccio. A quale scopo? Non ho idea. Ma comunque sì, direi che questa era decisamente quella più terrificante di tutto Minecraft. E questo ci insegna a non fare mai del male ai villager, perché poi questi si vendicano e facciamo una brutta fine. Ma detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo